La corrispondenza di lettere tra il presidente della regione Marsiglio e l'amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares, sul futuro dell'ex Sevel di Atessa non rassicura le parti sociali. In particolare la CISL, che questa mattina, per bocca del segretario generale aggiunto nazionale Daniela Fumarola, presente al Consiglio generale al Villa Maria di Francavilla al Mare, parla di mancanza di garanzie per quel che riguarda il comparto automotive, anche in Abruzzo. Che noi pensiamo che ci siano dei luoghi deputati per sviluppare relazioni sindacali. Noi pensiamo che Tavares debba rispettare gli impegni assunti, annunciati, che al momento sono disattesi. Noi abbiamo una grande preoccupazione per gli stabilimenti che ci sono, a partire dalla Sevel, passando per l'investimento nella Gigafactory, ma ci sono tutti gli altri stabilimenti in Italia e noi abbiamo bisogno che si riprendano le corrette relazioni sindacali, che si rispettino gli impegni, perché un piano c'è, che si faccia un accordo con il governo, le parti sociali, la stessa impresa, per garantire futuro ad un settore importante per il nostro paese, per garantire ammortizzatori sociali per chi ne dovrà aver bisogno, per far rasserenare le persone, perché non è possibile leggere dalla stampa delle notizie che poi possono essere disattese. Quindi incontriamoci e chiediamo che la responsabilità sociale venga esercitata nel rispetto, a partire dal rispetto degli accordi. Intanto, finita l'estate, ci si prepara a vivere non solo sul versante automotive un autunno estremamente impegnativo su fronte lavoro in Abruzzo. Il segretario generale CISL Abruzzo e Molise Giovanni Notaro parla di un buon approccio con la regione, almeno in questa fase iniziale. Siamo riusciti ad ottenere primis l'istituzione del tavolo per l'automotive e c'è stata già una prima riunione a fine luglio, dove noi abbiamo fatto passare un concetto che, al di là di quello che è la Sevel, c'è un tema automotive in Abruzzo che deve essere sviluppato e attenzionato, perché fu fonte di sviluppo e deve rimanere tale nei vari territori per l'occupazione. Abbiamo ottenuto l'osservatorio per il credito, perché abbiamo un altro tema, c'è la desertificazione bancaria, ma c'è anche un tema di aree interne che si spopola, quindi anche qui attenzione, monitoraggio e soprattutto attenzione tra i vari soggetti. Abbiamo incontrato il presidente Marsiglio per riannodare le file degli investimenti. Abbiamo incontrato l'autorità portuale. È chiaro che adesso dobbiamo semplicemente concretizzare, quindi monitorare per vedere come sta evolvendo la spesa sul PNRR, perché la spesa sta andando avanti. Per quanto riguarda il tema lavoro, la preoccupazione non è tanta, perché i numeri degli occupati in Abruzzo sono saliti, però c'è un tema: diminuisce il livello medio della retribuzione. Questo significa che il lavoro è un po' più povero.